Benvenuto popolo dell'aria in questo primo video tutorial dedicato al Mi 24 Hind. Pochi elicotteri sono iconici e unici come il Mi 24. La NATO lo ha chiamato in codice Hind. I media lo hanno soprannominato coccodrillo e i Mujahideen lo hanno soprannominato carro di Satana. Il Mi 24 è un grande elicottero da combattimento, d'attacco e trasporto truppe a bassa capacità, con spazio per 8 passeggeri. Fortemente corazzato, lo si è visto, o meglio dire, si presuppone di averlo visto erroneamente, nella scena finale del film Rambo 3, dove il protagonista, Rambo per l'appunto, alla guida di un carro armato, affronta un colonnello sovietico alla guida di questo elicottero. In realtà l'elicottero impiegato per le riprese era un SA-330 Puma, modificato al fine di sembrare un Mi-24A. Siete curiosi di sapere un po' di più su questo carro armato dell'aria, vero? Eh sì, un po' dai. Nel video di oggi andremo a fare una panoramica del velivolo, il settaggio dell'OTAS e una familiarizzazione veloce del cockpit. Vi ricordo sempre il canale Telegram per rimanere aggiornati sulle mie attività. Ho anche un canale Instagram se qualcuno vuole conoscermi un pochino meglio. Ma adesso andiamo a curiosare un po' su questo Mi 24. Quindi sapete già cosa fare. Spegnete i cellulari, mettetevi comodi e saliamo a bordo dopo la sigla. Il Mi 24 Hind è prodotto dalla MIL Moscow Helicopter Plant ed è gestito dal 1972 dall'aviazione sovietica e dai suoi successori, insieme ad altre 48 nazioni. Il nucleo del velivolo era derivato dal MIL Mi 8 con due motori turbo albero montati in alto che azionavano un rotore principale a 5 pale da 17,3 metri montato al centro e un rotore di coda a 3 pale. La configurazione del motore conferiva la sua caratteristica a doppia presa d'aria. Due ali montate in mezzo forniscono punti di attacco per le armi, ciascuna offre 3 stazioni, oltre a fornire sollevamento. Il mix di equipaggiamento dipende dalla missione. I Mi 24 possono essere incaricati di supporto aereo ravvicinato, operazioni di carro o combattimenti aerei. Le pale del rotore in titanio del Mi 24 sono resistenti a proiettili da 12,7 mm. L'abitacolo è protetto da parabrezza balistici resistenti e una vasca corazzata in titanio. La cabina di pilotaggio e il compartimento dell'equipaggio sono sovrappressurizzati per proteggere l'equipaggio in condizioni di NBC, Nuclear, Biological e Chemical. Andiamo a vedere ora i tasti fondamentali del Mi 24P Hind. Entriamo in cockpit, facciamo adjust control, iniziamo dalle axis command, iniziamo con la cloche, quindi flight control pitch, cloche in avanti, cloche indietro, flight control roll, sinistra, destra, e il rudder, che potete mettere nei pedali. Io in questo caso ce l'ho sempre nello stick, nella rotazione dello stick. Questi sono i 3 comandi del ciclico. Proseguiamo. Abbiamo il collettivo, che io lo tengo nella manetta, in questo caso tutto in avanti, e per alzarsi tutto indietro, il collettivo a 0. Poi abbiamo sempre nella manetta, io ho lo zoom visivo che tengo qui, in questo caso sempre con un asse, e l'altro asse è il throttle del collettivo che tengo qua, throttle collective. Per quanto riguarda gli assi siamo a posto. Andiamo a vedere adesso tutti i tasti, sempre adjust control. Iniziamo con gli stabilizzatori.
io tengo nello stick, vi faccio vedere quali sono. Tolgo il sedile, gli stabilizzatori sono questi qui. E sono, nella fattispecie, sempre Just Control, abbiamo autopilot altitude channel on, lighting channel on, il pitch channel on e il roll channel on. Questi due molto importanti, pitch e roll, sono appunto gli stabilizzatori. Poi andiamo sull'autopilot. Abbiamo due tipi di autopilot, il course mode, quello che vi consente di andare in una direzione, e l'hover mode, quello che vi consente di stare in hovering. Poi abbiamo il tasto off di tutte e due, quindi questi tre tasti, hover, course, off. Contromisure, io tengo sempre nello stick. Il tasto è Launch Countermeasures. Molto importante adesso i trim, che vi consentono di trimmare l'elicottero. Button press, trim reset. Poi i trim del rotore, che sono i trim hat, nose down, nose up, nose right, nose left. Il wheel brake, che sarebbe il freno, e il parking brake, che è il freno di parcheggio. Poi abbiamo il release weapon, che è quello che vi consente di sparare, io lo tengo nel grilletto. Gear up e gear down, che sono i carrelli su e giù. Molto importante il visual gunner, che vi consente di aprire il pannello del gunner laterale, questo visual gunner. Insieme al visual gunner anche l'eye panner, che vi consente di vedere il rate e il range dello sparo del cannoniere, di destra o di sinistra, dipende dove lo mettete. Il tasto del sedile, in alcune posizioni non si vede bene l'elicottero, quindi bisogna togliere il sedile, quindi è stick cockpit element hide show. Il tasto di Petrovic, molto importante, che mi consente di comunicare con Petrovic, e si chiama Eye Helper Interface Show Hide. Il tasto Active Weapon per attivare le armi, Prepare Weapon, è questo qui. Poi abbiamo il faro, questi non sono proprio importantissimi, se li volete mettere, il faro off, headlight on, control veramente, headlight off. Se volete inserire anche il weapon arm, che se non sarebbe altro che il master arm, e il sync power switch, che è il mirino di fronte a voi per poter mirare con il cannone. Altri tasti, se volete inserire, è l'external cargo hook per agganciare i carichi e l'external cargo tactical unhook per sganciarli. Abbiamo anche un altro tasto sempre per i carichi, con il rope up e il rope down per allungare, accorciare la rope, praticamente il cavo. E direi che per la configurazione OTAS è tutto. Vista l'enorme mole di switch e pulsanti, andremo a fare una familiarizzazione veloce del cockpit. Partiamo dalla parte posteriore, dove abbiamo sulla nostra spalla sinistra e sulla spalla destra tutti i circuit break. Questa parte qua. Uno e due. Questo pannello è tutto dedicato alla navigazione e alle radio. Qui abbiamo le leve per il motore del engine on, engine stop, sinistro e destro, collettivo, e questo è il ciclico.
questa parte qui è tutto quello che riguarda l'APU, quindi accensione, motore, destro e sinistro. Qui abbiamo tutte le valvole del carburante, ancora radionavigazione, questa è la manopola per pressurizzare la cabina, contromisure, questo pulsante, questa leva è il throttle del motore, destro, sinistro, abbiamo tre posizioni, basso, medio e alto, tutta potenza, luci di navigazione, sistema idraulico, leva del carrello, tutto il sistema flight control, autopiloti e stabilizzatori. Andiamo nella parte centrale, accelerometro, orologio, RVR, overing low speed, high speed indicator, radar altimetro, rotor blade, praticamente l'angolo delle pale, indica l'angolo delle pale questo qui, altimetro barometrico, questo, gli RPM, altitude director indicator, velocità verticale, bussola, HSI indicator. Qui abbiamo il quadro degli armamenti, master arm, selezione di armi, questo qui, il segnale del mirino. Qua abbiamo tutto il pannello del master caution, questo qua, tutti gli indicatori, la posizione dell'elicottero, una sorta di mappa o di posizionamento, fuel quantity indicator, quindi quanto carburante abbiamo, e questo è lo switch per il fuel quantity contenuto nello selector. Temperature dell'olio, qua abbiamo il quanto munizionamento è rimasto, questi contatori qui sono il munizionamento, kit primo soccorso, leva del freno del rotore, rotor brake, e qui abbiamo tutto il pannello, tutto quello che concerne il pannello elettrico e l'alimentazione. Per quanto riguarda una familiarizzazione veloce del cockpit, è tutto. Bene cari piloti, se il mio lavoro è stato di vostro gradimento, un pollice in su, iscrivendovi e spuntando anche la campanellina. Potete valutare di abbonarvi al semplice costo di un pacchetto di caramelle e se volete aggiungere un commento qui sotto, in modo da potervi suggerire anche le vostre idee ed esperienze. Mi raccomando, iscrivetevi al canale Telegram per rimanere sempre aggiornati sulle mie attività. Vi lascio, dandovi appuntamento al prossimo video. Popolo dell'aria.